Buonasera e ben ritrovati amici telespettatori e benvenuti a Sport Day, l'angolo del vero volley nella consueta edizione weekend. Nel momento in cui le prime squadre del consorzio Vero Volley sono in fase preparatoria per la prossima stagione, quindi il mercato è ancora in fase di valutazione e si sta pensando a quali saranno i roster della prima squadra maschile per il campionato di A2, per la prima squadra femminile Saugella Timonza per il campionato di B1, campionati che verranno disputati, come abbiamo già ricordato, entrambi nella nuova casa del consorzio Vero Volley al Pala Iper di Monza. Dicevamo, in attesa che tutto questo si realizzi, il consorzio Vero Volley prosegue ovviamente le proprie attività nel settore giovanile e proprio su questo ambito apriremo una finestra questa sera con due ospiti che sono al loro debutto assoluto nei nostri studi e che vi presento immediatamente. Sono Alessandro Parise. Buongiorno. Buonasera Ale. Buonasera. Alessandro Parise è un allenatore del settore giovanile, come poi ci racconterà meglio, ed è anche all'interno del consorzio Vero Volley responsabile del progetto Darkfish, e anche di questo poi approfondiremo gli aspetti. E un altro ospite, anche lui al suo debutto televisivo, che è Riccardo Gabella. Buonasera Riccardo. Buonasera a tutti. Che all'interno del consorzio Vero Volley ha una doppia veste, perché si occupa dell'attività dell'area marketing ed è anche uno dei giovani e promettenti dirigenti accompagnatori assegnato in questo momento alle squadre del settore giovanile, tra l'altro ad una squadra in particolare che è l'Under 16 maschile Vero Volley, campione provinciale e regionale, e che sta proprio in questi giorni giocando la finale nazionale di Pomezia, e poi ne parleremo con Riccardo. Bene, allora approfitto della presenza di questi due ospiti per approfondire i temi relativi alle attività del consorzio Vero Volley in ambito giovanile, dove, come chi ci segue sa, che il consorzio quest'anno ha messo in campo 70 squadre agonistiche complessivamente, di cui 60 proprio del settore giovanile, quindi formate nelle categorie federali che vanno dall'Under 12 all'Under 18. A questo punto direi, Ale, cominciamo a parlare di te, prima ancora che delle tue esperienze al consorzio, perché visto che è la tua prima volta in televisione, come facciamo con tutti gli ospiti, sarebbe interessante per i nostri telespettatori una tua presentazione. Che cosa hai fatto nel mondo della pallavolo prima di arrivare al consorzio Vero Volley? Ok, come allenatore, sono allenatore dal 2006-2007, diciamo a tempo pieno. Ho iniziato dalle parti dove abito, sono di Corbetta, quindi nel Magentino, per poi passare dal Magentino ho fatto 3 anni a Villa Cortese, l'attuale Serie 1, facendo i campionati dalla B1 alla 1 come assistente allenatore della prima squadra, occupandomi sempre comunque di settore giovanile. In quel periodo sono diventato docente nazionale FIPAV, sempre cercando di dedicarmi il più possibile a questa passione, facendola diventare appunto quello che attualmente è il mio lavoro. E dopo il primo anno di A1 Villa Cortese ho ricevuto la proposta di Alessandra per venire a lavorare presso il consorzio, ed ho iniziato 2 anni fa a lavorare come responsabile di una, cioè come allenatore di una squadra e come responsabile di quel progetto che hai detto prima, Darkfish, che in realtà è un sistema di videoanalisi che permette di lavorare in palestra con gli atleti, potendo avere una telecamera e un computer e lavorare appunto sul gesto tecnico, sulla prestazione atletica, insomma facendolo in un modo un po', non dico futuristico, perché... Ecco, Alessandro, penso sia proprio invece utile scendere un po' più nel dettaglio di questo progetto, che è un progetto importante, che ha consentito al consorzio Vero Volley di mettersi un po' all'avanguardia nel mondo della pallavolo rispetto all'utilizzo di questi metodi moderni, innovativi, tecnologici. Sì. Quindi sicuramente vale la pena che tu approfondisca meglio di che cosa si tratta effettivamente. Come dicevo prima, è un software che esiste da parecchi anni. Posso per dire, come si dice,
Nelle Olimpiadi del 2008 a Beijing il 70% delle discipline olimpiche utilizzavano questo software. Posso garantire per certo che Vero Volley è stata la prima società pallavolistica a dotarsi di questo sistema e ti posso garantire che attualmente anche i vertici federali si sono accorti di questa cosa e stanno si stanno portando anche loro su questa cosa, non è ancora ufficiale, ma tu dici un software, diamo una spiegazione, è un software per il trattamento delle immagini movimento. Sì, per una videoanalisi, come si dice, non è una videoanalisi statistica che ormai esiste da tanto tempo nel nostro sport, è più una videoanalisi appunto del gesto tecnico, ha la possibilità di riprendere immediatamente lo stesso gesto da due angoli differenti e ti permette durante appunto la seduta di allenamento di rivedere quello che un atleta ha fatto, come lo fa, per poi permetterti di compararlo con un esempio già preso, già preimpostato, oppure col gesto stesso appena fatto, e poterlo analizzare, rivedere e correggere per utilizzare quello che viene detto, il feedback immediato, certo, che si può avere. Quindi consente un lavoro più approfondito nella correzione degli errori tecnici o delle imprecisioni del gesto tecnico che vengono compiute dai giocatori. Come tutte le cose nuove, ha bisogno dei suoi tempi, dei suoi spazi. Se non c'è una predisposizione mentale per poterlo utilizzare, di sicuro può risultare difficile. Ma all'interno del consorzio ormai abbiamo fatto anche dei corsi per l'utilizzo, per tutta la direzione tecnica, tutti i direttori tecnici per poterlo utilizzare, perché non è solo una cosa che viene utilizzata a livello di Serie A o a livello di prime squadre, soprattutto nella fase di apprendimento, quando i bambini, gli atleti, i giovani atleti vogliono, cioè lavorano su imitazione, meglio di cosa c'è di meglio che farli subito rivedere, certo, per potersi ricontrollare immediatamente, insomma, magari anche comparati con il loro atleta. Certo, quindi anche l'apprendimento di base diventa più facile, agevole. Può essere una cosa, sì, è vero che, come ti dicevo, per quanto riguarda la pallavolo siamo all'inizio, ma so di altri sport nel mondo che già a livello giovanile, parlo di giovanissimi, 10-11 anni, lo utilizzano anche a livello personale, senza l'ausilio di qualcuno. Grazie Ale per questa spiegazione. Veniamo invece a Riccardo. Racconta anche te, anche qual è un po' la tua esperienza in ambito pallavolistico e come sei arrivato al consorzio Vero Volley. Vabbè, la mia esperienza è molto meno ampia rispetto a quella di Alessandro. Io ho il primo anno che lavoro nella pallavolo. Ho cominciato nel marketing a giugno e poi mi è stata data l'opportunità di lavorare con questo gruppo di ragazzi under 16 di Volley Milano, che è Vero Volley Logistic, con cui, diciamo, ormai è un anno che ci stiamo togliendo delle soddisfazioni, perché è davvero un bel gruppo, sia staff che atleti, si è formata davvero una bella squadra. E diciamo che ho vissuto esperienze fino ad oggi molto belle, sia a livello lavorativo, lavorando in consorzio, in ufficio, sia a livello prettamente sportivo sul campo, perché sono stato in giro per l'Italia con i miei ragazzi e abbiamo sempre ben figurato, abbiamo sempre ricevuto grandi complimenti, non per ultimo sabato scorso. Ecco, esatto, nello scorso weekend siete stati ad un importante torneo internazionale a Bolzano, dove c'erano squadre d'eccellenza giovanile che venivano da 7 nazioni diverse. Siamo stati a Bolzano a prendere parte a questo torneo internazionale a cui siamo stati invitati e abbiamo ricevuto i complimenti, perché alla fine siamo arrivati terzi, abbiamo espresso pare una buona pallavolo e solo purtroppo Trento è stata superiore a noi, se no può darsi che potevamo giocare anche la finale. Beh, tra l'altro ricordiamo che era un torneo prestigioso alla sua quarta edizione, hanno partecipato appunto rappresentative squadre, giovanili, sì, molto forti. C'era la selezione della Slovenia, la selezione della Repubblica Ceca, una squadra polacca che l'anno scorso aveva vinto, che noi abbiamo battuto il primo giorno, un'altra squadra serba, comunque nel senso... Poi un livello altissimo di pallavolo giovanile. A livello italiano c'erano Trento e Sisley, che comunque sono due grosse realtà, certo, quasi. Però anche noi siamo due una buona squadra, certo. Assolutamente. Poi ripetiamo, questa squadra è un fiore all'occhiello del consorzio Vero Volley in ambito giovanile, proprio perché quest'anno
l'Under 16 Vero Volley Lead Logistic, come giustamente ricordavi, è pluricampione provinciale e regionale e quindi si è aggiudicata il diritto di partecipare alla finale nazionale che state disputando state in questi giorni. Quindi in bocca al lupo. Crepi. Speriamo in un piazzamento di livello anche nella finale nazionale. Riccardo, approfitto della tua presenza perché spenda qualche parola per i nostri telespettatori proprio sul ruolo del dirigente accompagnatore. Di cosa si occupa, come viene svolto questo ruolo all'interno del Consorzio Vero Volley, ci si arriva seguendo un percorso formativo, che cosa succede? Innanzitutto, visto che parliamo di dirigente accompagnatore, voglio nominare il mio socio, Mauro Mazza, con cui condividiamo questa esperienza da inizio anno. Certo, perché normalmente le squadre del Consorzio, anche quelle giovanili, hanno almeno due dirigenti accompagnatori perché è un incarico impegnativo. Sì, almeno il nostro è bello pieno, ecco. Perché comunque i ragazzi hanno disputato tre campionati quest'anno e quindi comunque ora siamo alla fine, quindi gli impegni sono leggermente minori, ma c'è stato un periodo che comunque tra allenamenti e tre partite a settimana era piena tutta la settimana, quindi comunque è meglio essere in due. Nello specifico di cosa si occupa il dirigente accompagnatore? Dirigente accompagnatore che comunque al consorzio ha un ruolo importante, comunque viene anche istruito in un certo modo con un corso che si tiene in quattro lezioni tenuto dal decano dei dirigenti accompagnatori, cioè, di cui non facciamo non nome facciamo per decenza. No, nel senso che è stato molto utile perché sia sotto livello pratico che sotto livello comportamentale, perché è giusto dare in giro un'immagine consortile adeguata, nel senso che anche per come cioè comunque avere 12, 13, 14 ragazzini, io nel mio caso di 16 anni, ma più piccoli o più grandi, che comunque sono in adolescenza, hanno voglia anche di divertirsi, eccetera, bisogna anche saperli tenere a bada, cioè come dargli retta, ma anche saperli tenere a bada. Quindi è stato utile anche questa cosa del corso di dirigente accompagnatore che è stato fatto dal consorzio. E comunque il dirigente accompagnatore in fondo cosa fa? Va in panchina, segue durante le partite, aiuta i due allenatori o l'allenatore nel caso della squadra, cerca di stare con i ragazzi e anche capire le loro problematiche, perché comunque ne possono nascere durante l'anno e non sempre si può avere un rapporto diretto o confidenziale con l'allenatore, è più facile a quanto visto averlo col dirigente. Con una figura che funga un che po' è una filtro. Via di sì, certo. Esatto, è un filtro. E poi aiuta durante gli allenamenti, ma anche durante il riscaldamento, cioè, ma anche le cose più pratiche, portare le borracce, nel senso fa un po' tutto. Assolutamente. Beh, diciamo che il dirigente accompagnatore è la figura che poi evolve nelle squadre adulte nazionali. Sì, puoi organizzare le trasferte, certo, poi è quello che poi diventa il team manager. Bene, siamo già in chiusura, ci sarebbero moltissime cose che vorrei chiedervi, ma come sempre il tempo poi vola quando la conversazione è piacevole. Vi ringrazio moltissimo per la vostra testimonianza. Grazie a voi. Per essere venuti in studio. Ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito fino ad oggi e segnalo che con questa trasmissione chiudiamo la stagione agonistica 2011-2012 e ci vedremo con l'inizio della nuova stagione 2012-2013 a settembre, sempre sui canali della nostra emittente e sempre a Sport Day, l'angolo del vero volley. Buona serata e a presto.